Allora, dicevamo, le produzioni agricole sono sempre legate alla quantità e alla qualità dei prodotti che a loro volta sono soggetti alle speculazioni di mercato. Chi ha a che fare con prodotti agricoli e il mercato sa bene a cosa mi voglio riferire. A proposito di mercato e di prodotti agricoli, quello da tenere conto è la biodiversità ed è uno degli argomenti a noi che ci sta tanto caro. Questo argomento sulla biodiversità è importante e lo volevo affrontare perché è uno dei fondamentali problemi che l'agricoltura moderna ha sorpassato. Ha sorpassato senza tenerne conto, dato che le coltivazioni industriali non hanno considerato quella che era la biodiversità locale. Gli esempi che vengono in mente sono sempre quei soliti esempi, anche se purtroppo abbastanza facili o banali. Cioè, se in Puglia c'erano delle varietà di mandorle, di olive, che erano state selezionate qua da tanti contadini per tante decine o centinaia di anni, all'improvviso, nel giro di 10-20 anni, queste varietà sono state sostituite, di punto in bianco, con altre varietà che erano state selezionate in altri luoghi o addirittura selezionate in laboratorio, quindi non provate in nessuna condizione, e messe nella nostra agricoltura. Mi riferisco specialmente agli ortaggi, che sono quelli più veloci e che vengono sostituiti addirittura ogni anno. Sostituendo queste varietà nuove di altre località al posto delle nostre, cosa è successo? Che queste varietà nuove hanno richiesto una maggiore quantità di attenzione, una maggiore quantità di cure e soprattutto, per i nostri problemi, una maggiore quantità di acqua. E non è una cosa da poco, perché avendo più necessità di cure significa maggiore energia, maggiore quantità di costi. Poi molto spesso queste piante, dicevamo ieri, sono legate anche all'uso di sostanze chimiche da cui diventano proprio tossicodipendenti da queste sostanze, non possono crescere senza. E l'acqua, che in un territorio dove l'acqua è preziosissima, consumarne quantità eccessive per questi prodotti diventa veramente un circolo vizioso, veramente pazzesco, perché poi l'agricoltura ne assorbe molto di territorio da coltivare, ne assorbe molte di quantità di acqua e molte di sostanze che disperde sul territorio stesso. Non si parla di piccoli quantitativi, perché sono quantità di prodotti agricoli enormi che vengono prodotte, coltivate e lavorate ogni anno. L'Italia, tra l'altro, sappiamo benissimo, è un paese che di agricoltura ne ha tantissima e ne fa tantissima. Però abbiamo già perso e continuiamo a rischiare di perdere le nostre vecchie varietà che erano legate alla qualità, oltre che alla resistenza in quel territorio, oltre alla resistenza agli insetti, al clima o alla mancanza d'acqua. Quelle varietà lì erano legate alla qualità dei prodotti. Cioè, erano prodotti più sani, più buoni, in due parole semplicemente. Lì ci sono delle pigne a proposito di biodiversità, perché adesso devo subito distinguere una cosa. La biodiversità, in ecologia dice, è l'insieme di tutti gli organismi viventi nelle loro diverse forme degli ecosistemi ad essi correlati. Implica tutta la variabilità biologica, cioè tutta la variabilità di geni, specie, habitat, ecosistemi. E poi andiamo avanti. Ma c'è da dire una cosa, biodiversità, c'è da distinguere la biodiversità, quella naturale, quella che è rappresentata là, è biodiversità naturale, cioè quelle specie, quelle piante là sono venute così per fatti loro, per motivi dovuti al clima, all'ambiente, al suolo, alla temperatura. Le due immagini in alto sono pigne, sono di due alberi, di pini, sono pigne tutte e due, anche quella in basso è una pigna, però è molto diversa. Infatti, quelle foto non sono messe a caso, quei pini là vivono in tre continenti diversi. Il primo, questo qua, è pieno d'Aleppo, vive nell'ambiente del Mediterraneo. È una pigna sottile, lunga, e sono i pini che ce ne sono anche qua intorno a Ceglie. È una pigna sottile, lunga, con i semi abbastanza piccoli. È una pianta molto resistente al caldo, cresce sulle rocce, insomma, una pianta pioniera, come dicevamo ieri. E le foglie sono a forma di aghiforme. La seconda è un pino che invece viene dall'Asia, di precisione dall'Himalaya, e quindi vive pure questo in ambiente difficile, sulle rocce, in ambiente aridi, però fredde, non calde come la prima. E la pigna ha una forma tutt'altra, morfologia tutta diversa, con i semi che sono più grossi. Addirittura quel pino lì si chiama pino bungeana, ha i semi che possono essere mangiati dall'uomo, sono piccoli come delle noccioline, ma sono commestibili, sono abbastanza grandi per poter essere consumati.
e anche quella è una pigna. L'ultima in basso invece ci sono delle pigne di un'altra conifera, è un parente dei pini, ma diciamo come se fosse un cugino, quindi non è proprio vicino vicino, ed è, si chiama tuia, quella è una tuia gigante degli Stati Uniti d'America. È un ambiente questa volta molto piovoso, freddo, umido. Le foglie non sono più a forma di aghi, ma sono squame, appressate, tutte attaccate, uno vicino all'altro. Praticamente le foglie non sono queste fronde che si vedono, ma sono delle squame piccolissime che formano queste fronde, che sembrano un po' come delle felci. È una conifera pure quella, è forma delle pigne, che anche in quel caso sono molto diverse. Ogni forma di questa è legata a un preciso territorio. Sono ancora piante selvatiche, non siamo arrivati, poi parleremo di quelle coltivate. Ogni struttura di quella ha una forma precisa perché in quel territorio, in quell'ambiente, può dar luogo a un'altra generazione. Semigrossi magari perché legati al trasporto dovuto agli animali, gli uccelli che nascondono i semi di qua e di là e nascono altri piantini. Semipiccoli, il vento, anche le tuie e il pino d'Aleppo vengono diffusi dal vento, però ambienti molto diversi. Questo ambiente è molto freddo, umido, piovoso, questo invece è ambiente mediterraneo, asciutto, secco, con estati molto calde. Sono strategie di sopravvivenza che le piante hanno sviluppato per far fronte a dei problemi, sempre legati al suolo, temperatura, clima e nutrienti. Allora, le morfologie sono tantissime, lì ci sono solo delle pigne, ma se immaginiamo, la stessa cosa avviene per tutte le piante, per tutte le forme di vita, anche per i batteri che non riescono a vedersi ad occhio nudo, anche loro avranno delle trasformazioni, delle modificazioni naturali che avvengono con una generazione dopo l'altra. Cioè, nasce un primo individuo che ha delle caratteristiche. Se queste caratteristiche sono ottime per il territorio, l'individuo crescerà. Se poi, oltre ad essere ottime, sono anche buone, trova un altro individuo che ha le stesse caratteristiche, darà luogo a altri individui successivi. Se la generazione successiva, i figli di piante o di animali, è indifferente, hanno le caratteristiche dei genitori, andranno avanti a loro volta. Se non ce l'hanno, non si riproducono. E quindi finisce lì la storia. Si riprodurranno solo quelli che hanno le caratteristiche vantaggiose. Questa è la selezione naturale. Spiegata in due parole, forse può essere banale o complessa, non saprei, però vi assicuro che è un meccanismo che funziona sempre, dall'inizio del mondo fino a questo momento, e continua sempre a funzionare. È un meccanismo, la selezione naturale, è un meccanismo perfetto e serve a mantenere in piedi sempre la vita sulla Terra. Perché se il clima cambia e gli organismi non si adeguano, devono estinguersi, muoiono. Se il clima diventa più caldo e gli organismi non hanno la possibilità di resistere al caldo, non dovrebbero più esistere. Invece ci sono organismi che sono riusciti a resistere e a vivere nei deserti. Per esempio i cactus, che ha le spine, i fichi d'India, sono piante che vivono in ambienti desertici, cioè l'acqua ce n'è pochissima, con le spine, non hanno le foglie, hanno le palette o hanno dei fusti con cui fanno la fotosintesi e hanno trovato un sistema, una strategia. Ma anticamente, una volta, quelle piante lì, all'epoca dei dinosauri, non c'erano i cactus ed erano magari, probabilmente erano piante con le foglie grandi come tutte le altre, anzi addirittura erano conifere, c'erano solo le conifere e le felci. Gli animali fanno la stessa cosa. Negli animali si vede un po' di più la modificazione, perché si muovono e gli aspetti morfologici degli animali sono più facili da vedere, ma chi coltiva le piante lo nota anche con le piante. La selezione opera quindi indistintamente sulle piante e sugli animali. L'uomo ha scoperto una cosa con l'agricoltura e l'allevamento, ha scoperto che alcune modificazioni potevano essere mirate, potevano essere condotte, potevano essere indirizzate verso i propri vantaggi. Ad esempio, i bovini, no? Le mucche, derivano tutte da bovini selvatici, dall'uro. I bovini europei derivano da un bovino selvatico che si chiamava uro. Quest'uro era un bovino selvatico molto simile a certi bovini dell'Africa, come gli zebù, ma non aveva la gobba. Però per contro aveva che era un animale selvatico, viveva libero, ma era abbastanza facilmente addomesticabile perché radunandolo in mandri, radunandolo in gruppi, riusciva a collaborare, riusciva a vivere con l'uomo. Non era, diciamo, di indole tanto, tanto selvatica. Beh, questo animale qua, comunque, come altri bovini selvatici ancora esistenti per il mondo, produceva qualcosa come 3, 4, 5 litri di latte al giorno. L'uomo cosa ha fatto da questi bovini? Ha cominciato a tenere, ogni volta che nasceva una bovina femmina, teneva quella che aveva il seno, le mammelle più grosse, per avere più latte.
da 4-5 litri sono arrivate alle frisone che ne producono 20 litri al giorno. Ecco, questa è una modificazione prodotta dall'uomo, è una selezione naturale prodotta dall'uomo, tenendo sempre gli individui che facevano un litro in più, un litro in più, un litro in più, sono arrivati da 5 a 20 litri. Se vogliamo utilizzare il criterio della selezione operata dall'uomo per quanto riguarda il latte, ma è stata fatta la stessa cosa per la grandezza, per le dimensioni, per la produzione di carne, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non è stata fatta, per esempio, per quanto riguarda le selezioni dall'uomo, una selezione per quanto riguarda le malattie. Infatti questi animali sono grandi, sono belli, sono produttivi, ma sono delicati. Si ammalano facilmente. Una frisona, sempre faccio l'esempio di queste mucche con una grande produzione di latte, sono animali talmente allevati e modificati dall'uomo nel corso degli anni che se venissero presi e messi in natura non riuscirebbero a vivere più allo stato selvatico, tanto che sono diventati addomesticati. Una frisona in un ambiente mediterraneo non potrebbe neanche nutrirsi a sufficienza, perché in un pascolo arido e secco non riuscirebbe ad alimentarsi, poi con una mammella del genere riuscirebbe di strapparsi ogni volta che passa nei cespugli spinosi. Quindi e poi se addirittura questo animale lo mettessi in un ambiente naturale, che so, una savana, il primo predatore che passa la mangerebbe, perché con un anseno del genere non potrebbe correre velocemente, non potrebbe neanche scappare, quindi verrebbe subito catturata. Pensate quando è andato lontano, diverso da quelli che erano i criteri invece della selezione naturale che ha operato sulle zebre o sugli gnu, sugli altri animali selvatici, che devono essere snelli, veloci, capaci di scappare e di nutrirsi in ambienti difficili. Queste sono le due i due tipi di biodiversità e di selezioni. Cosa ha fatto l'uomo? L'uomo ha fatto tutta una serie di selezioni sulle piante e gli animali, ottenendo una vastità enorme di piante e animali modificati a seconda dei suoi gusti e le sue necessità. Quindi è importante, il punto è questo, è importante distinguere ciò che fa la selezione naturale e ciò che fa l'uomo. Sono due strade diverse, perché ognuno segue criteri diversi. Non è importante dire chi dei due dobbiamo tener conto, chi dei due dobbiamo salvare. Quando si tratta di biodiversità bisogna tener conto e salvare tutti e due. Sono tutti e due importanti, perché essendo organismi modificati nel corso del tempo, adesso servono agli esseri umani, sia la frisona, l'esempio della frisona, sia lo zebù che corre libero nelle savane, servono tutti e due, perché tutti e due hanno un rapporto con l'uomo diretto o indiretto molto importante. Voglio dire, la mucca selezionata dall'uomo, la mucca ma anche le piante ortive, a quelle a cui voglio arrivare, selezionate dall'uomo, servono per la nostra alimentazione e occupano una certa nicchia ecologica, cioè i campi già modificati, già allevati con le nostre foraggiere dove viene prodotto il foraggio per questi animali, sono già, tra virgolette, un ecosistema artificiale, non è naturale, comunque serve a mantenere quegli animali lì. E allo stesso modo servono quelli naturali che devono stare al loro posto, perché anche loro svolgono una funzione ecologica particolare. Un qualsiasi animale erbivoro mantiene sotto controllo le piante del prato, non fa crescere troppo l'erba, la mantiene sotto una certa quantità, specialmente se parliamo di mandrie e di animali, e poi lui stesso mantiene in vita tutti i predatori che se ne nutrono ogni volta che ci sarà un individuo da eliminare. I predatori a loro volta nutriranno altri predatori quando loro moriranno per altre cause, e quindi l'ecosistema si fa con tutta una catena completa di tasselli, di anelli. Qua allora ci sono dei numeretti, c'è scritto in alto, sono da 4 a 100 milioni le specie viventi che occupano tutte le nicchie ecologiche della Terra. Addirittura viviamo su un pianeta che è l'unico pianeta conosciuto con le forme di vita, e non sappiamo, con tutta la tecnologia che abbiamo, non sappiamo quante sono le specie e le forme di vita esistenti. Però sappiamo, siamo sicuri che ne stiamo distruggendo almeno 50 al giorno. Vengono estinte, cancellate dalla faccia della Terra. Selvatiche, ancora solo su quelle selvatiche. Oltre a quelle selvatiche poi estinguiamo, senza accorgercene, anche le varietà coltivate, quelle che dicevo prima a proposito di ortaggi, animali e piante, anche molte razze animali. L'esempio emblematico che mi viene di dire da queste parti, l'asino di Martina Franca,
era allevato per riprodurre insieme ai cavalli, veniva usato per accoppiarlo con i cavalli per produrre i muli, per produrre muli per l'esercito. Quando l'esercito non ha avuto più bisogno di muli, perché li ha sostituiti con i mezzi meccanici, l'asino di Martina Franca per un certo periodo ha rischiato l'estinzione, perché ne serviva più nessuno. Poi, per fortuna, qualcuno se ne è accorto e, come l'asino di Martina Franca, tante altre specie di bovini, di capre, ma anche di polli, galline, eccetera, sono stati salvati, ma in delle piccole fattorie, delle piccole nicchie, dei piccoli allevamenti, degli appassionati li hanno salvati. E li abbiamo salvati perché o è l'asino di Martina Franca, o che sia il pino loricato sul pollino, o qualsiasi altra forma di vita, ancora non sappiamo i vantaggi che possiamo trarne da queste specie. Non si conosce tutto delle specie viventi. Non solo non conosciamo il numero, ma non conosciamo neanche la possibilità di averne dei vantaggi. Addirittura di giorno in giorno vengono fatte delle scoperte scientifiche, scoperte scientifiche di medicinali, di possibilità di curare malattie con delle sostanze presenti in questi animali o queste piante che stanno intorno a noi. Tutte le sostanze naturali che esistono in una pianta non sono tutte catalogate, classificate, censite e misurate. E anche se in parte lo sono, mancano le applicazioni. Per esempio, l'allergia. Le allergie alle piante, non si sa come curarle, non si sa come parare, gli antistaminici e quant'altro servono solo, sono solo dei palliativi, servono solo a mantenere bassi i sintomi in quel momento dell'allergia, però non sono curativi. Io dico sempre, se l'allergia viene dalle piante, probabilmente da qualche pianta, da qualche animale, ci può essere qualche sostanza naturale che possa farci guarire, non mantenere sotto controllo i sintomi delle allergie. Quindi dalla natura ci sono tantissime sostanze. Queste sostanze prodotte e selezionate nell'arco di migliaia di anni possono essere usate a nostro vantaggio. Se la specie si estingue, estinguiamo un'intera biblioteca di dati e di informazioni con ogni singola specie. Sto parlando di specie, non di individuo, perché è un po' diverso. L'individuo, ce ne vogliono tanti individui per formare una specie. E c'è anche un numero minimo. Per far sì che una specie di animale o di piante non si estingua, c'è bisogno di un numero minimo di individui in natura che deve essere almeno di 10.000 esemplari. 10.000. Molti animali, molte piante, ce ne sono i numeri inferiori. Se il numero scende sotto di 10.000, ci sono dei vari gradini di classificazione dove si comincia a dire di questa specie se è in pericolo, a rischio di estinzione, vulnerabile, a rischio di estinzione, in pericolo, oppure prossima proprio all'estinzione. Perché se il numero scende al di sotto di 10.000 significa che quegli individui sono talmente pochi per la natura che basta una malattia, basta una virosi, anche per le piante basta un'infezione fungina o una tempesta, spezza tutte le piante in quella zona lì e si sono estinte ed è finita la storia. La stessa cosa per gli animali domestici. Gli animali domestici, se abbiamo, per esempio, faccio il solito esempio, l'asino di Martina Franca, se ne abbiamo 200-300 individui, si può dire sono già prossimi all'estinzione, perché 200-300 individui significa che tra qualche generazione saranno tutti parenti, saranno incrociati, accoppiati tra di loro, per cui saranno cugini, zii, nipoti, e non avendo una grande biodiversità, a proposito di geni, ecco perché c'erano i geni qua, se non ci sono geni diversi all'interno di quella popolazione, significa che alla fine quella popolazione rischia di estinguersi, come succedeva una volta tra le famiglie nobili, quando per non dividere i territori si sposavano imparentando tra cugini e quant'altro. Alla fine venivano fuori solo malattie, problemi o addirittura anche casi di sterilità, quindi non si potevano avere più figli. Così succede con questi animali se il numero scende al di sotto di una certa popolazione. E il numero critico è 10.000. Per moltissime specie di animali, di piante, il numero già è inferiore a 10.000. Addirittura di alcune specie ce ne sono 1.000, 2.000 individui o 200-300 individui. Il famoso orso bruno nel centro Italia. Quell'orso lì è un orso che vive solo nell'Appennino d'Italia ed è diverso dall'orso europeo. Ce ne sono 40-50 individui. Immaginate, 40-50 individui, basterebbe una minima malattia e si è estinta una volta per sempre. Dell'orso bruno del centro Italia non si conosce quasi niente delle sue potenziali, delle sue possibilità. Magari, che so, posso dire che dal sangue dell'orso bruno può essere estratta una proteina che può servire a curare qualche malattia. E così via. Quindi qualsiasi animale, qualsiasi pianta è importante, importantissima, perché è un laboratorio, è una biblioteca di dati
selezionati in un tempo lunghissimo, che noi oggi non sappiamo ancora quali potenziali nascondono. Quello che è stato censito più o meno nel mondo è una lista di questo tipo, però vi prego, i dati sono approssimativi, perché non c'è una lista precisa che vi dà il numero esatto di animali conosciuti. Sono tutti molto approssimativi. Si vede bene dal numero, 370.000 non è un numero preciso, c'è soltanto in quella cifra lì c'è una variazione di 1.000 in più o in meno, e così in tutti gli altri. 4.000 piante, 370.000 specie, mammiferi 4.500 specie, uccelli 8.700 specie, rettili 6.300, anfibi 3.000, pesci 23.000, insetti 900.000, batteri 4.000 specie. La cosa interessante da vedere è che i mammiferi sono di più come specie rispetto alle piante. Quindi significa che tra tutti i mammiferi erbivori, molti mammiferi erbivori mangiano le stesse piante. Ed è facile pensarlo, perché se noi assumiamo questo ai nostri mammiferi domestici, capre, mucche, pecore, mangiano tutti lo stesso tipo di foraggio. Sì, le piante sono di meno. Ah, scusami. Sì, scusate, avevo confuso una cosa. Volevo dire tutto il contrario. Allora, stavo pensando un'altra cosa, perché tendo ad andare troppo veloce. Allora, 370.000 specie di piante è un numero molto elevato, perché le piante sono distribuite in ogni ambiente, ma gli animali non sono in ogni ambiente, non sono distribuite in ogni ambiente. Io stavo pensando agli animali domestici a proposito della nutrizione da noi. E un'altra cosa, ci arriverò dopo. Allora, il numero di piante è molto elevato, scusatemi per il pasticcio, perché ho andato per l'alta velocità qua. Allora, il numero di piante è molto elevato perché le piante hanno occupato ogni ambiente sulla Terra. Invece gli animali si sono dovuti adeguare al numero di piante che esisteva. Quindi cosa succede? Che in alcuni ambienti solo un certo numero di animali può nutrirsi di un certo numero di piante. Un'altra cosa interessante, a proposito invece sempre delle quantità di animali, era questa, tra 8.000 e 4.000, cioè gli uccelli ce ne sono quasi il doppio di mammiferi, forse perché gli uccelli si possono spostare, è facile assumere a questa possibilità, dato che si possono spostare velocemente, possono colonizzare ambienti anche distanti tra loro, come le isole, dove molti mammiferi invece, se le isole sono separate da bracci di mare molto largo, non possono raggiungere. Un'altra categoria di animali molto interessante sono i rettili, perché i rettili, c'è stato un periodo, all'epoca famosa dei dinosauri, in cui dominavano la Terra. Oggi i rettili non dominano la Terra, non sono la specie più diffusa, però, caso particolare, ancora come specie sono superiori a quelli dei mammiferi. Nonostante oggi i mammiferi sembra che li vediamo dappertutto e i rettili no, in realtà cosa è successo? C'è stata una cosa molto interessante, che i rettili che esistono oggi sulla Terra sono di piccole dimensioni e i mammiferi sono di dimensioni maggiori. Ecco perché vediamo sempre più mammiferi e meno rettili, più facilmente individuabili, perché queste 6.300 specie di rettili molto spesso sono fatte da rettili di piccole dimensioni, come lucertole, gechi o serpenti, che vivono in ambienti molto molto difficili da individuare. Poi un'altra cosa interessante, passo ai pesci, 23.000 specie, è un dato facilmente intuibile perché il mare ha una superficie superiore a quella delle terre emerse, quindi di conseguenza ce ne sono tante. E un'altra specie che ha avuto un enorme vantaggio sono quelle degli insetti, anche loro la strategia riproduttiva è stata quella di avere piccole dimensioni, enorme quantità di uova e volare. Hanno aggiunto queste tre cose: volare, piccole dimensioni e tantissime uova per ogni individuo. E spesso tantissime uova per ogni individuo nell'arco della stessa stagione, due o tre generazioni. E gli insetti anche loro, quindi con questa capacità, hanno potuto occupare diverse nicchie ecologiche, diversi ambienti a tutte le latitudini.
Quel numero invece in basso, a proposito dei batteri, 4.000 specie, è un numero molto molto vago, perché i batteri non sono conosciuti, non sono studiati abbastanza, dato che sono di dimensioni microscopiche e dato che non suscitano entusiasmo. Far vedere un batterio che si nutre di qualche altra cosa non è la stessa cosa come far vedere un leone che cattura una zebra. Però nonostante questo i batteri sono anche loro esseri viventi che possono darci molti molti vantaggi. Ne vedremo qualcosa quando si parlerà di lotta biologica. Senti, quanto è importante la fertilizzazione degli animali? Per esempio magari sono insetti... Aspetta, scusa, se puoi ripeterlo con il microfono. Dico, quanto è importante la specializzazione per ogni animale? Sì. Perché io credo per esempio che gli insetti servono... servono sia per alimentare altri tipi di animali, certo, e per dare una mano alle piante, per certo, cui, certo. La specializzazione è importantissima, spero non andare fuori domanda, ma la cosa che bisogna tenere in considerazione a proposito di specializzazione è il rapporto che c'è con l'intelligenza. Spesso si dice quell'animale è stupido, l'altro è intelligente. No, gli animali non hanno un parametro di misurazione dell'intelligenza come la nostra, che poi anche da noi è molto relativo. Loro hanno un parametro di misurazione rispetto alle capacità che hanno riferito alla specializzazione. L'esempio, la gallina è specializzata a riconoscere semi e insetti commestibili, come noi non lo sappiamo mai fare. Una mucca è specializzata a riconoscere piante eduli meglio di qualsiasi botanico. È perché la mucca non ha fatto l'università, ma le riconosce tutte, se ne sa nutrire di quelle utili, quelle non utili, quelle velenose le scarte, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ogni animale è specializzato. Come la formica sa costruire un nido, come un uccello sa costruire un nido, lo sa fare solo lui. Gli animali per ogni categoria sono ultra specializzati, come noi potremmo essere gli ultra specializzati dei professionisti, come un chirurgo sa fare benissimo il chirurgo, o l'architetto sa fare benissimo l'architetto. È specializzato a fare quel compito. L'animale è così, nasce predeterminato a fare e ad avere quella specializzazione. Poi la sua funzione, che viene dopo nella domanda che mi è stata fatta, è quella di nutrire gli altri animali. Lì è tutto un sistema e un meccanismo di equilibrio, anche in questo caso. Un certo numero di individui di insetti potrà mantenere un certo numero di individui di uccelli insettivori. Un certo numero di individui di uccelli insettivori potrà mantenere in vita un certo numero di uccelli rapaci carnivori. Loro tre non vivono scollegati perché gli insetti naturalmente devono avere un certo numero, una certa superficie di piante di cui nutrirsi. Quindi sono tutti equilibri che si vengono a creare e questi equilibri sono gli equilibri degli ecosistemi, gli equilibri che mantengono in piedi la biodiversità, gli equilibri che spesso basta un dito per turbarli e per romperli. Sono equilibri molto delicati perché in natura basta un turbamento del genere, basta che vengano uccisi degli animali o tagliate delle piante e già si rompe un equilibrio in un ambiente. Anche negli ambienti coltivati a volte gli equilibri vengono facilmente distrutti. Un equilibrio può essere distrutto facilmente col passaggio di una strada che separa dei terreni e forma due aree diverse. Per noi la strada è un flusso dove si va a percorrere in un senso o nell'altro perché ci permette di raggiungere due località. Per molti animali la strada è una tragedia, è un muro, è uno sbarramento. Pensate solo ai piccoli animali che tendono a attraversarla e finiscono sotto le macchine. Per noi un fiume può essere una barriera, perché se non c'è un ponte è difficile passare su un fiume. Invece per i pesci nel fiume è una strada, perché vanno su e giù nel fiume a trovare ambienti diversi. Quindi è tutto relativo alle loro specializzazioni e alle nostre esigenze. E le loro caratteristiche spesso sono così specializzati che se non riescono a trovare possibilità di adattarsi ad altri ambienti si estinguono. Per esempio in Italia si parlava molto spesso dell'estinzione, del rischio di estinzione del lupo e non della volpe. Tutti e due animali della stessa famiglia dei canidi, tutti e due animali di dimensioni simili, anche se il lupo è un po' più grosso, però di ambienti simili. Cosa è successo? Che il lupo vive in gruppo, quindi un altro spirito sociale, possibilità di collaborare, di cacciare, ultra specializzato per la caccia, caccia in gruppi, un animale insegue la preda, l'altro la fa stancare, l'altro l'aspetta a valle per catturarla. La volpe vive da sola, ogni individuo per sé,
Eppure la volpe è riuscita ad adattarsi a vivere intorno ai paesi, intorno ai centri abitati, rubacchiando qualche gallina e vivendo nelle discariche. Il lupo no. Nelle discariche ci ha vissuto male e in tutti gli altri ambienti ha avuto sempre problemi. Perché era ultra specializzato a fare il cacciatore in quell'ambiente. La volpe invece, che viveva per sé, si è trovata bene negli ambienti antropizzati perché ha continuato, diciamo, a sopravvivere acchiappando quello che trovava. È diventato un po' più è un po' più onnivoro ed è diventato un po' più si dice una specie più plastica, più adattabile per le conseguenze dell'ambiente modificato dall'uomo, perché se l'ambiente si modificava per conseguenze naturali che non avvenivano nel giro di 30 o 50 anni, avrebbe avuto il tempo, esatto, avrebbe avuto il tempo anche il lupo di escogitare qualche altro sistema. E così come il lupo, la volpe, tanti altri animali, tanti altri uccelli, i gabbiani, una volta vivevano solo vicino al mare, a un certo punto si sono visti i gabbiani nell'interno, sulle città, perché hanno scoperto che c'era più da mangiare intorno alle città, le discariche, che non sul mare, perché con i pescherecci ormai avevano rastrellato quasi tutto. Sempre perché se gli ambienti vengono impoveriti, gli animali tendono a spostarsi, perché loro sono abituati ad avere un certo territorio a disposizione e una certa quantità di cibo. Se il cibo scarseggia, la prima cosa che fanno si spostano, però spostandosi vanno incontro a mille pericoli, perché anche solo attraversare la strada, lo dicevamo prima. Poi ci sono altri gruppi tassonomici, crostacei, molluschi, annelidi, eccetera, ci sono altre 500.000 specie circa, perché questo elenco qui non è completo, ce ne sono ancora tantissime altre specie di animali e sempre ognuna di quelle specie può essere utile a qualche cosa che non conosciamo, che non è sempre utilità alimentare o medicinale, ma può essere anche fibre tessili. Per esempio c'era una fibra che qualche anno fa era stata scoperta da poco, una specie di fibra tessile che era stata ottenuta dal bisso di un mollusco marino australiano. Allora, c'è una specie di cozza, le cozze, avete presente, sono legate vicino alle rocce. Quel filamento che lega la cozza alla roccia si chiama bisso. Ce n'è un tipo australiano che il filamento è resistente, è così resistente che è più forte dell'acciaio. Hanno ottenuto una molecola simile a quel filamento facendo una fibra particolarmente forte e resistente, più dell'acciaio. Dalla cozza, non l'avrebbe detto nessuno, però la cosa è stata fatta. Poi lo sviluppo industriale è tutt'altra paio di maniche, perché magari quel prodotto costa troppo e non si può produrlo a grande scala, però anche per piccole applicazioni di elettronica, di aeronautica, di informatica, di medicina, possono essere sempre molto molto utili. A proposito sempre di biodiversità, in Italia ci sono circa 56.000 specie di viventi e sono la maggiore varietà, la maggiore biodiversità presente in Europa. Questo perché l'Italia ha una fortuna, quella di essere una penisola allungata nel mare. E una volta questa penisola allungata nel mare era collegata all'Africa. Quindi era una specie di via di passaggio tra l'Europa e l'Africa. Con la separazione dal continente africano è rimasta la penisola, staccata e separata, e tutte queste specie si sono comportate, si sono evolute, si sono adattate come se fossero rimaste su un'isola più che su una penisola. In Italia ci sono delle specie di animali e di piante che vivono solo qui, e ce ne sono di più di specie che vivono solo qui che non nel resto d'Europa. Per esempio, dice 7.000 specie di piante, di cui 16% sono specie endemiche. Endemiche significa che sono specifiche di un dato luogo, come per esempio la quercia spinosa è endemica della Puglia, cioè vive solo in Puglia e solo in piccolissime aree. Il fragno, la stessa cosa, è endemico della Puglia. Il pino loricato del Pollino, la primula di Palinuro, vive solo a Capo Palinuro e qualche altro piccolo cocuzzolo nel Golfo di Policastro, e così via. Specie di animali e piante. Lì, io ho fatto gli esempi di piante, ma allo stesso modo di animali. Capriolo appenninico, solo dell'Appennino. Il lupo l'abbiamo detto. Il lupo appenninico era solo dell'Appennino. E così allo stesso modo la lepre appenninica viveva solo sull'Appennino e non c'è in nessun'altra parte d'Europa e del mondo, perché quella del nord Europa è diversa. Lupo, lepre o camoscio o orso, che siano, erano specie che ormai si erano staccate da quelle del nord Europa, vivevano su queste montagne, si erano separate ed erano ed hanno delle caratteristiche morfologiche ed ecologiche differenti. Cioè sono delle specie che vanno bene per questi ambienti che sono un po' più brulli, le montagne non sono tanto alte e i boschi non sono tanto folti.
come invece è diverso dall'ambiente delle foreste del centro e nord Europa. L'Italia, quindi dicevo, è una penisola ricca di endemismi. Bene, parallelamente agli endemismi e alle specie selvatiche, l'Italia è una penisola ricca e stracolma di specie, di varietà coltivate dall'uomo. Perché avendo tante morfologie climatiche differenti, allo stesso modo si sono selezionate nel corso del tempo tante varietà di piante da frutto e di animali differenti. Sembra strano, ma in Italia mi sembra che ci sia quasi una specie o due di bovini per ogni regione, a parte piccole regioni come il Molise o qualcun'altra. Però in ogni regione c'è una specie di bovino allevato ed era allevato e quindi utilizzato solo lì. Uno o due. Allo stesso modo di capre, pecore, galline, colombi. C'era e c'è ancora, per fortuna, di tutto. Quindi ci sono degli endemismi anche questi, ma queste però non sono specie, sono varietà. Perché sono delle varietà, anche se mi rendo conto sono un po' delle confusioni, perché quando si parla di bovini, noi diciamo razze bovine, ma quelle non sono razze, sono varietà. La razza di bovino è una, perché si possono incrociare tra di loro. Invece le razze, se sono razze abbastanza ben separate geneticamente, non si incrociano più tra di loro. 1258 specie di vertebrati, di cui 118 specie di mammiferi. 118 specie di mammiferi in una penisola piccola come l'Italia, con 60 milioni di abitanti, è veramente ancora è un miracolo che esistono tanti mammiferi diversi, dai pipistrelli ai delfini, ce n'è per tutti i gusti. Rapportato al fatto che l'Italia comunque è una superficie piccola, è piccola. Se qualcuno ha avuto la possibilità di vedere l'Italia di notte con Google o dall'aereo, è tutta una striscia di luci lungo le coste, dal nord fino al sud, girando per l'arco ionico, la Sicilia e torni su. Si vede solo un po' di buio nel centro dell'Appennino macchiato con delle luci qua e là. Ogni macchia di luce è una città, un paese o quello che sia. Ma lungo le coste ci sono due strisce di luce, è tutta illuminata. Strisce di luce tutto illuminata significa ambiente urbano, antropizzato, non ci possono stare tanti animali. Nonostante tutto ancora abbiamo questa ricchezza. Un'altra cosa interessante, il 98% di questi 56.000, circa 53.000 specie, sono insetti e altri invertebrati. Ecco perché ce ne sono tanti, perché la maggior parte sono piccoli. Però tutti quelli svolgono una funzione ecologica importantissima in un territorio piccolo. Ancora, biodiversità. Allora adesso, ecco quello che avevo già spiegato, scusate, l'avevo già anticipato, esprime il massimo valore che la vita abbia potuto raggiungere attraverso la selezione. La selezione come può essere? Naturale oppure operata dall'uomo. Selezione naturale, c'è un abete che ha quella forma bella piramidale, larga alla base, stretta in alto, perché quell'albero cresce in ambienti, sappiamo, freddi, dove c'è la neve, e il peso della neve o del vento può essere scaricato, il peso della neve in questo caso, può essere scaricato facilmente a terra se i rami hanno una struttura piramidale. Se ne accumula di meno in alto, di maggiore quantità in basso, però la struttura piramidale scarica il peso della neve, basta che si appesantisce troppo, si comincia a sciogliere, i rami si inclinano, si abbassano, la neve scivola via e i rami si alzano un'altra volta. Questa è la funzione di quell'albero che ha quella struttura, non è casuale, è bello perché sembra l'albero di Natale, però non è una struttura casuale, è una struttura molto molto specifica. Poi quella struttura lì, i rami, se li guardate, puntano ogni ramo in una direzione diversa, sono messi tutti, sembrano disordinatamente, perché ogni ramo va in una direzione diversa. Quello lì è il sistema migliore per catturare la luce ad alte latitudini, dove sull'ambiente di montagna o negli ambienti del nord, dell'emisfero nord, ma anche nell'emisfero sud la stessa cosa, dove ci sono pochi giorni di illuminazione all'anno con poca quantità di luce, l'albero per catturare la luce ha escogitato questo sistema qui a piramide, con i rami disposti in quella struttura che è simmetrica e anche molto bella, e non a forma magari rotondeggiante come sono gli ambienti le piante dell'ambiente mediterraneo. Questa è la selezione naturale a proposito di struttura e di morfologia dell'albero, ma poi ci sono gli aghi per resistere al freddo, le radici che hanno capacità di resistere nel terreno gelato senza poter assorbire l'acqua per 6 mesi all'anno. Quella pianta lì resiste alla mancanza d'acqua quasi come i cactus nel deserto, solo che lei resiste alla mancanza d'acqua per gelo e gli altri resistono per aridità. Perché quando l'acqua è gelata nel terreno, comunque la pianta non può tirare niente, deve stare solo ferma. E infatti riposa in quel periodo, sta ferma.
Poi c'è la selezione operata dall'uomo, che è la dimensione dei frutti, colore e sapore sulle nostre famose razze, ma tra virgolette dico razze perché intendo sulle nostre varietà di piante da frutto e di animali da allevamento. Quella foto là è mia, l'abbiamo fatta a casa nostra l'anno scorso, ed è una mela di 500 grammi ottenuta con metodo assolutamente naturale e casuale, aggiungo. Cioè è una pianta che si è trovata in un punto in cui c'è una maggiore quantità di umidità nel terreno. Ha fatto pochi frutti perché fa anni alternati, un anno di più, dimensioni più piccole, un anno di meno, dimensioni maggiori. L'anno che ne aveva di meno ne aveva forse una ventina di frutti e il più grosso era mezzo chilo. Non è... sì, perché la natura è generosa, ragazzi, la natura è generosa, se la si lascia, se la si asseconda, io ripeto quello concetto che avevo introdotto ieri per chi non c'era, se si segue quella linea più o meno vicino a quello che diceva Fukuoka, il famoso microbiologo giapponese, si hanno dei risultati. Il difficile è arrivarci a quella linea, perché io stesso mi rendo conto, non lo posso fare per gli ortaggi, per le piante, per tutto. Ho fatto qualche cosa per le piante e casualmente mi sono accorto che aveva ragione. Mi sono trovato bene, ho visto che è un sistema vantaggioso, continuo in quella direzione perché risparmio energie, risparmio lavoro, non devo trattare, non devo modificare la pianta. Questa tra l'altro è una pianta, questo albero di mele, è una varietà antica, non potata. È stata solo indirizzata, cioè è cresciuta i primi anni con un'altezza del fusto più o meno un metro, mi stava bene un metro, ok, a un metro, poi ha cominciato a fare dei rami a diverse altezze e le ho lasciati crescere i rami, ne aveva fatti troppi. Quando i rami erano piccoli, piccoli intendo sottili, rami di un anno, dello spessore di un centimetro, ne ho eliminati alcuni e gli altri li ho lasciati andare. E basta, non ho fatto più niente. La pianta è stata contenta di quei rami che aveva perché con quei rami ha formato una bella chioma e ha portato i frutti e fruttifica tutti gli anni, anche se in modo diverso, ma si potrebbe intervenire anche sulla produzione. Spero poi ne avremo tempo di parlarne. Insomma, la selezione operata dall'uomo, ripeto, è qualcosa che viene fatta a nostro esclusivo vantaggio e ben venga, se fatta con sistemi naturali. Quello che invece ha fatto estinguere in alcuni punti la biodiversità sono state le monocolture. Sono diventate un problema quando si è passato dall'agricoltura tradizionale all'agricoltura intensiva. Quei campi, specialmente il vigneto o il tendone o l'aranceto, non sono più visti come un elemento naturale, quelli sono visti come delle industrie. Scusatemi per chi lo ripeto, ma siccome c'è qualcuno di noi che oggi è qui la prima volta, ripeto, queste strutture qua sono delle industrie, quel terreno lì non è un suolo, quel terreno è soltanto un substrato dove appoggiare delle piante che devono produrre quanto più possibile, in quanto meno tempo possibile. E questo per tutte le coltivazioni, lì ci sono delle piante, ma vale lo stesso per gli ortaggi e la stessa cosa per gli animali d'allevamento. Un animale, una mucca in allevamento, dopo 6 anni è vecchia, viene messa da parte e va al macello. Entro questi 6 anni si allevano altri vitelli che si chiamano quote di rimonta, che servono a rimontare il numero degli individui che vanno al macello. E ogni anno ci sono individui che arrivano 6-7 anni e vanno via, vanno buttati via. Ma una mucca a 6 anni è in natura ancora è giovanissima, ma per l'allevamento è vecchia. Le galline hanno, mi pare, 6 mesi di vita, sì e no. 6 mesi di vita, una gallina di vecchia, una gallina da uova in allevamento è vecchia, è considerata buona solo per il brodo. Sono ritmi pazzeschi, perché l'agricoltura non ha rispettato i ritmi naturali, ma ha seguito i ritmi del mercato. Consumare di più, produrre di più, vendere di più, guadagnare di più, in tempi sempre minori. Il mercato si è reso conto che a un certo punto non poteva sempre crescere, perché la natura, di conseguenza, le risorse naturali non possono sempre crescere, perché sono limitate le risorse, sono limitati gli spazi su cui operiamo e sono limitate anche le fonti energetiche con cui tutto questo viene mantenuto. E ogni tanto ci sono quelle oscillazioni che aumenta il prezzo del carburante, poi aumenta il prezzo di conseguenza del prodotto chimico, del concime, o il prezzo di qualche altra cosa, della manodopera, eccetera, eccetera. Beh, tutto questo meccanismo ha una cosa importante che deve considerare. Deve considerare che anche se le nostre esigenze tendono ad aumentare, la qualità e la quantità dei prodotti non può aumentare parallelamente allo stesso modo. Quindi bisogna trovare un'altra soluzione.
sia la razza umana che le razze vegetali hanno superato corsi di tantissimi anni con tantissimi problemi, tantissime carestie, fame, malattie, cioè, se ne sono sempre usciti. Allo stesso modo io sono convinto che se ne può uscire anche da questi problemi moderni, perché oggi il problema della nutrizione alimentare su tutta la superficie terrestre non è più grave di quanto era grave la peste nel Medioevo. La peste nel Medioevo ha mietuto vittime da tutte le parti, nessuno è riuscito a fermarla, non avevano nessuna cura medica di nessun tipo, e quella sì che era grave. Oggi invece abbiamo le tecnologie, le possibilità, i mezzi, i metodi, e abbiamo tutto per dire da un giorno all'altro si potrebbe fermare la fame nel mondo. Purtroppo il meccanismo è un altro, ci si fa credere che la fame nel mondo non si riesce a fermare perché non abbiamo le tecnologie, invece la fame nel mondo non si vuole fermare perché c'è qualcuno che specula su questo e non ne ha nessun interesse a farlo. E quindi è inutile selezionare. L'esempio della mela che c'era prima, non possiamo pensare che quella mela lì la seleziono facendo un OGM che diventa una mela da 10 kg e sfama una tribù. No, non funziona così. La mela può arrivare anche a farla 10 kg con le gemme, ma la tribù resterà sempre lontana e isolata dalle nostre visuali. I problemi sappiamo benissimo, io non voglio parlare di banalità, ma sappiamo benissimo che i problemi vanno affrontati in modo ben diverso che dagli OGM e dalla concimazione, perché quelli sono sistemi che arrivano a un certo punto con la crescita, dove poi la curva della crescita si appiattisce e in alcuni casi scende addirittura. A proposito, ne avevamo parlato ieri per lo sfruttamento del suolo, che se il suolo viene sfruttato, viene concimato, viene maltrattato per un certo numero di anni, a un certo punto le piante si ammalano e non producono più, neanche con ulteriori concimazioni. L'agricoltura adesso preferisce lavarsene le mani e spostarsi in un altro campo, abbandona quello con la coltivazione delle fragole e ci pascola magari degli animali e va a coltivare fragole da un'altra parte, magari togliendo qualche vecchio uliveto e mettendoci fragole. Fanno questi giochetti qua. Ma anche in quel caso non andiamo da nessuna parte. Nel nostro caso specifico abbiamo molti uliveti. Ah, eccolo qua, un esempio di quello che sta succedendo intorno a noi. Elevata produzione di olio, però in alcuni casi accompagnata da bassa qualità del prodotto. Questo è l'altro argomento importante del nostro incontro, bassa qualità del prodotto. Perché io mi viene spontaneo domandarmi, chiedermi, perché produrre tanto con prodotti di bassa qualità? Non ha senso, chiunque avrebbe un buon senso direbbe ma facciamone di meno ma facciamolo migliore. No, perché la quantità è legata ai prezzi di mercato. Se non fai tot quantità di quintali non hai un prezzo utile per coprire le spese. E quindi sei obbligato a fare tonnellate di roba che poi diventano tonnellate di robaccia. Un esempio, a Lecce, nella provincia di Lecce, l'anno scorso sono stati trovati dei residui di clorpirifos, cioè questo è un pesticida utilizzato contro la mosca, un insetticida utilizzato contro la mosca dell'ulivo. E questo insetticida dicono che abbia un tempo di sicurezza, dopo un certo periodo di giorni tu puoi raccogliere le olive trattate e farci l'olio. Beh, qualche cosa non è andato per il verso giusto, perché dentro l'olio ce n'è rimasto troppo di questo pesticida, che poi è stato esportato negli Stati Uniti ed è stato bloccato dalla dogana degli Stati Uniti. Allora la domanda che veniva fuori ieri là, tutto un ciclo perverso, è stato usato troppo insetticida, ne bastava di meno, è stato usato in periodi troppo ravvicinati alla raccolta, non c'è stato criterio, l'olio è stato venduto in un paese che quelle leggi e quelle quantità non le tollera, cioè agli americani quella quantità di olio e di quella quantità di clorpirifos gli fa male, agli europei gli fa bene. Si ragiona così. In Europa si poteva commerciare, è andato a finire sul mercato americano, l'hanno bloccato e non l'hanno potuto commerciare. Ma dico io, ma noi siamo più resistenti degli americani. Ci si nasconde dietro delle leggi assurde e stupide. Il clorpirifos etile è un veleno e fa male. In piccole concentrazioni non dà effetti immediati, questo è l'unico risultato. In grandi concentrazioni l'effetto sarebbe immediato. Se ne bevi un boccettino si muore. Se ne bevi qualche molecola distribuita sull'insalata non si muore subito, ma comunque bene non ne fa. E ad ogni individuo fa un effetto diverso. A chi fa venire l'allergia, a chi fa venire il mal di pancia dopo 3 anni, a chi fa venire il diabete, a chi fa venire la celiachia, a chi ha un tumore, insomma, agisce in modo diverso perché noi siamo tutti biodiversi. Però quella è una sostanza estranea.
alla nostra famosa biodiversità di cui parlavo in precedenza. E loro si sono tutelati, gli americani hanno detto no, non lo vogliamo, fate che volete. Poi magari loro fanno altra roba che ce la mandano a noi con altre cose che a loro non va bene e a noi sì. È una forma di dazio, sì. Purtroppo. Io ho trovato questo articolo che è brutto, non avrei voluto metterlo, però è emblematico. Cosa succede? C'era un'altra foto, eccolo qua. Questo era l'articolo che girava perché poi è stato ampiamente diffuso, come al solito, da tutte le parti, olio pugliese al pesticida. Adesso non voglio assolutamente associare che tutti i prodotti siano di questo tipo, ma questo è il problema da cui bisogna difendersi. Questa è la situazione in cui non bisogna arrivare, perché è un peccato enorme. Adesso ci sarà una pubblicità negativa su tutto l'olio pugliese, perché poi, vedete, hanno già travasato da olio della provincia di Lecce a olio pugliese, cioè da una provincia è stata fatta tutta una regione. Per chi sta all'estero fa olio italiano, e hanno risolto. Per fortuna, in questa direzione non la vedono tutti allo stesso modo, e meno male che c'è biodiversità anche culturale e di modi di pensare, perché ci sono dei cambiamenti di tendenza. E negli ultimi decenni, ve lo leggo così, faccio prima, negli ultimi decenni si è assistita una profonda evoluzione del concetto di difesa delle colture. Evoluzione di concetto di difesa delle colture. Quindi significa che qualche cosa deve cambiare, che si è tradotto in una parallela evoluzione dei criteri di approccio. Dalla tendenza ad eliminare completamente i parassiti si è passati alla loro gestione, evitando così il superamento delle soglie tollerabili per ciascuna coltura e contesto culturale. Cosa si faceva? C'era la possibilità di mettere un insetticida fino a una certa concentrazione, e si metteva fino a quella concentrazione, perché tanto a Roma qualcuno aveva fatto una legge che diceva che con quella concentrazione andavamo tutti sul sicuro. E ancora oggi mangiamo di questa roba, che si va sul sicuro perché c'è una concentrazione stabilita. Vedi sempre solita storia USA e Stati Uniti. Per gli Stati Uniti fa male, a noi no. Si è fatto largo il concetto di protezione e produzione integrata, basato sull'uso combinato e razionale dei diversi mezzi disponibili, mirato a massimizzare i benefici e a ridurre al minimo i relativi rischi. Anche rischi, questa è un'altra cosa che non è venuta ancora fuori. Cioè, quando questi prodotti vengono immessi in agricoltura, bisogna usare delle strutture di protezione, delle misure di protezione, mascherine, guanti, come se in quel momento stessimo facendo una guerra chimica, che tra l'altro è una guerra chimica. Quindi gli operatori che sono esposti a queste sostanze, comunque con l'uso di mascherine, che spesso non usano per praticità, perché vi assicuro, lavorare sotto il sole, a spargere diserbanti, insetticidi e quant'altro, con la mascherina e tutti incappucciati con la tuta come se andassi sulla luna, è impossibile, è una faticaccia da pazzi e non lo può fare nessuno. Quindi per praticità tante cose non si usano. Quelle sostanze il primo operatore se le assorbe, tutte quante, quante più ne usa e quante più ne vanno sul contatto con la respirazione o con la pelle. Tra l'altro quelle sostanze entrano nelle piante attraverso le foglie, figuriamoci come entrano attraverso la nostra pelle. Allora si comincia a parlare di produzione integrata. Integrata era un altro termine che era venuto fuori ieri a proposito dell'integrare, cioè aggiungere un sistema per combattere questi problemi con qualcos'altro di nuovo. La lotta chimica è passata all'adozione di trattamenti preventivi a calendario, a trattamenti da seguire sulla base dell'effettiva manifestazione della malattia. Cioè, ancora oggi, lì dice la lotta chimica è passata, ma in realtà non è passata tutta, perché tantissime aziende fanno ancora i trattamenti a calendario. Cioè, si decide il giorno e il periodo, il mese in cui si deve passare con l'insetticida. Si va e si passa, o ci sono o non ci sono insetti. Loro fanno una lotta di questo tipo per assicurare che quell'insetto, quella malattia non si sviluppi. Sì, però i residui di quel prodotto comunque li accumuli nella frutta, nell'ortaggio alla fine. Non è che è biodegradabile tutto quello. Allora si è pensato, invece adesso si cerca di eseguire, adesso si cerca, alcune aziende timidamente stanno cominciando a fare delle prove facendo questo, mettono delle trappole, catturano gli insetti, vedono quanti insetti ci sono per superficie, se ce ne sono una certa quantità si passa, se no non si passa. Significa ridurre i costi, tu non spargi quella sostanza, non spendi soldi a comprarla e a buttarla via inutilmente. Sia per quanto riguarda gli insetti, sia per quanto riguardano gli attacchi da patogeni.
La lotta chimica è passata all'adozione di trattamenti preventivi, quindi dicevo, tramite un'attenta valutazione del rischio, di danni e delle soglie economiche di intervento, rese possibile dalla messa a punto di modelli epidemiologici previsionali sempre più affidabili. Cioè, l'agricoltura a questo punto si avvale della tecnologia, ma della tecnologia buona. Ci sono degli strumenti che misurano l'umidità dell'aria, del terreno, le previsioni climatiche, ti dicono se pioverà, quanto pioverà. E allora ti puoi rendere conto che se ci sarà una certa quantità di pioggia con una certa quantità di calore e temperatura, potrai avere problemi di attacco dell'oidio sulla vite. E allora bisogna organizzarsi. Ma se la temperatura non ti crea problemi, è inutile spargere anche semplicemente zolfo, solfato di rame, perché comunque anche quelle sono sostanze che costano e costa anche il trattamento di passare all'interno del campo. Costa molto di meno monitorare piuttosto che trattare. Questo è l'elenco di quella frase. Grazie all'impiego di tecniche colturali sempre più sofisticate, rivolte a ridurre l'impatto ambientale, sia i costi di produzione, la tendenza nel tempo è stata quella di limitare più il ricorso dei mezzi chimici, perché i mezzi chimici comunque costano e il monitoraggio è qualcosa invece che ti permette di ritornare più vicino alla natura, come si faceva una volta, osservando la natura, guardando cosa succedeva. I contadini ci passavano le giornate nei campi, anche a volte non solo a lavorare, ma a guardare come andava la pianta, come cresceva, come andava l'evoluzione. Oggi purtroppo non si passa tempo ad osservare nelle solite aziende standard, si passa piuttosto del tempo a preventivare su un calendario i trattamenti. Si dice il giorno tot passo con questo prodotto, il giorno tot con quell'altro e quello con quell'altro. Nel campo poi oceo non c'è bisogno, non se ne è mai considerato. E la differenza dopo la assorbiamo noi, perché la differenza di questi cambiamenti, queste coltivazioni, è quella che si trova nei prodotti, nella qualità dei prodotti. E siccome siamo tutti consumatori, alla fine questi prodotti ce li mangiamo. Ancora, cambiamenti di tendenza. Risulterà pertanto necessario un rapido adattamento delle strategie di difesa fitosanitaria, che muoveranno sempre più verso un ricorso al già citato approccio integrato. L'approccio integrato, quello che avevamo cominciato, mi pare anche io, ad accennare, riguarda al trattamento di queste coltivazioni con sistemi diversi. Perché si è resi conto che non è necessario per forza usare l'erbicida, non è necessario per forza usare l'insetticida di una certa quantità, anche su grandi quantitativi. Le previsioni dicevano che avrebbe piovuto venerdì, ma anche quest'oggi hanno anticipato. Così ciò si traduce da un lato nell'adozione di nuove tecniche agronomiche che evitano o limitano le dosi di prodotti fitosanitari da impiegare e dall'altro nell'utilizzo combinato di prodotti fitosanitari tradizionali e mezzi di origine biologica. Questo era il punto dove volevo arrivare. Cioè, al posto di usare tonnellate e tonnellate di insetticidi, si possono usare microrganismi o estratti vegetali per la lotta a patogeni e parassiti. E questo riguarda la lotta biologica e ne avremo qualcosa più avanti. Eccolo qua. Prima cosa, la lotta biologica fatta con funghi antagonisti. Nel terreno ci sono tante specie di funghi. Questi funghi stanno là per fatti loro e ci vivono in equilibrio. Se noi in quel terreno mettiamo troppe piante tutte dello stesso tipo, ci può essere una specie di fungo che queste piante se le mangia. Non proprio con la bocca, però comunque le attacca, le consuma, le divora, le può distruggere. Essendo piante tutte uguali, passa velocemente da una pianta all'altra, nel giro di pochi giorni addirittura, nel giro di poche settimane. Se sono alberi, nel giro di qualche anno, può attaccare tutti gli alberi con conseguenze abbastanza gravi. Allora, cosa si fa? Questo fungo qua sotto, a proposito, si può fare con funghi o batteri. Nel caso dei funghi, del tricoderma, viene addizionato al terreno per contenere gli attacchi di altre specie fungine in grado di causare marciume radicale del colletto alle piante. Marciume radicale e marciume del colletto sono problemi di piante coltivate che si continua sempre a lottare, non si finisce mai, perché sulle monocolture questi problemi vengono facilmente. Ma la cosa interessante è che se nel terreno viene addizionato questo fungo stesso occupa uno spazio in quel terreno che evita l'attacco di altri funghi. Lui stesso si mette là, non è un fungo che attacca la pianta, è innocuo per la pianta, però non permette la crescita di altri funghi. Eccolo qua, è un sistema piccolo, è un esempio, è uno spunto, però la dice lunga come quelle specie famose, 4.500, 3.000 specie di animali, di piante che esistono, possono essere utilizzate. Non abbiamo ancora la minima idea di tutte le utilizzazioni che si possono fare combinando queste specie tra di loro.
Ci sarà anche più avanti qualche altro esempio, quello bellissimo della coccinella che mangia gli afidi, ma quelli sono solo ancora, siamo ancora alla preistoria della lotta biologica. Tutto il resto c'è da fare, c'è da sviluppare, e ben vengano le idee e le innovazioni. Per quanto riguarda i batteri, che dicevo sono forme di vita neanche visibili, beh, ce n'è uno del genere Pseudomonas che è responsabile della repressività di alcuni terreni nei confronti di patogeni diversi. Cioè, se c'è questo batterio non attaccano altri batteri per far venire, che portano malattie. Ci arriveremo tra un po', mi pare domani o dopodomani, a proposito del disseccamento degli ulivi là nella provincia di Lecce, il disseccamento rapido degli ulivi, no? Lì si dice che sia causato da un batterio. Si pensa di distruggere gli alberi, ma ci sono altre 4.000 specie di batteri che potrebbero essere utilizzate. E in laboratorio queste sperimentazioni non richiedono tempi babilonici, tempi mesi, tempi biblici. Si possono sperimentare in giro di pochi mesi, di pochi anni. Abbiamo anche tante conoscenze che già sono avanti in questo senso. Non c'è una volontà che viene dall'alto, non c'è una volontà che viene dall'alto, perché spesso è più semplice diffondere il consumo di qualche sostanza chimica per il vantaggio di qualcuno piuttosto che qualche batterio che poi non è brevettato. Il problema è che questi non sono brevettati, non costano niente. Ancora, bioinsetticidi questa volta. Insetticida sembra una parola brutta. Però associato a questo tizio qua, il Bacillus thuringiensis, una varietà del Bacillus thuringiensis, perché questo bacillus, questo bacillio, e qua si vede al microscopio, ha tante varietà, come i peperoni ce ne sono tanti, i pomodori ce ne sono tanti, anche i bacilli hanno le varietà. Una varietà, la Curstaci, è attiva contro le larve dei lepidotteri, e i lepidotteri sarebbero le farfalle. In questo caso farfalle notturne, come la tignola dell'uva, oppure i ricamatori delle pomace, la cidia, la narsia del pesco, cidia del susino e nottue. Sono tutti insetti che possono essere facilmente combattuti con questo batterio. Il batterio li fa ammalare, colpisce quegli insetti solo dove tu l'hai messo, cioè sul tuo frutteto, non arriva su quello del vicino. Non può essere nebulizzato nell'aria e disinfetti tutta la regione o tutta la provincia, no. Ha un uso molto limitato, e però soprattutto questo batterio, almeno fino adesso, non crea nessun danno, perché è un elemento naturale. Questo Bacillus thuringiensis non è un veleno per noi, è un elemento naturale che rimane lì, colpisce l'insetto, colpisce l'animale, ma non entra dentro i tessuti del melo, della mela, del pero o della fragola. Cioè, se tu la mangi dopo averla lavata non ce n'è Bacillus dentro, invece il pesticida c'è, ce n'è anche diverse concentrazioni. Tempo di sicurezza, comunque, danno dei tempi di sicurezza. Il tempo di sicurezza è il tempo in cui non si deve raccogliere, non si deve toccare questo prodotto, 3 giorni. È un tempo di sicurezza sempre maggiore rispetto alle necessità, però li vedremo anche più avanti. I famosi tempi di sicurezza per alcuni tipi di bioinsetticidi sono delle sciocchezze rispetto ai tempi di sicurezza di prodotti chimici di 28 giorni, di 3 settimane, di 2 mesi, di tempi enormi. Eccolo qua, questo dicevo il bacillo, e queste sono le forme commerciali. Sta dentro dei sacchetti, a volte è una polverina, a volte è una soluzione acquosa che la si diluisce e si può mettere sulle piante. Altro bioinsetticidia, questa volta, è un fungo, si chiama Bauveria bassiana. Il fungo è questa parte bianca che ha avvolto questo insetto e l'ha fatto morire e se lo sta mangiando. Perché i funghi in natura non sono i soliti funghi come fungo porcino che siamo abituati a vedere. I funghi sono degli organismi viventi fatti da filamenti che si chiamano ife. Questi filamenti sono come delle muffe. Eccola qua, questa specie di muffa bianca, sembra schiuma, ma è una specie di muffa bianca, sta consumando quell'insetto, l'ha aggredito, lo sta distruggendo, lo sta divorando. Lo fa diventare, da un organismo che poteva essere patogeno, lo fa diventare humus, diventerà terriccio e potrà essere assorbito dalle piante. Sia il fungo e sia l'insetto sono tutte e due fatti di composti organici, naturali, non sono inquinanti, tutte e due finiranno nel terreno per diventare humus. Questa Bauveria bassiana è impiegabile su ortiva in genere contro le mosche della frutta, delle ciliegie, dell'olivo, larve di elateridi, balanino, del nocciolo. Sono tutti insetti che in grandi concentrazioni creano problemi, ma in natura, in piccole concentrazioni, esistono, non creano problemi e non sono scusate, e non sono tanto dannosi, non sono delle infestazioni. L'infestazione degli insetti avviene quando
Le piante sono stressate e ce ne sono troppo per superficie. Ci sono degli studi anche in questo ed è molto interessante vedere che se mettiamo troppe piante della stessa specie in superfici limitate, le piante si stressano. Quando le piante sono stressate emettono degli ormoni, degli ormoni naturali che gli insetti sentono da lontano e ci corrono sopra a mangiarsele. Perché? La natura funziona in questo modo. Se c'è un individuo stressato, se c'è un individuo che sta morendo, i predatori, in questo caso gli insetti, dicono meglio mangiarcelo, così finisce la storia. Un po' come nei film quando si vedono gli avvoltoi girare su qualcuno che stava morendo nel deserto. Funziona allo stesso modo, solo che le sostanze chimiche che emettono le piante non si vedono, gli insetti non si vedono quando arrivano, si vede già l'effetto quando sono arrivati che stanno divorando le nostre piante. Ma se arrivano sulle nostre piante perché le nostre piante sono stressate, hanno qualche problema. Lo stress può essere semplicemente sovrappopolazione, troppo vicine, potature, coltivazione troppo accelerata, concimazione, fai crescere una pianta troppo veloce rispetto ai suoi ritmi biologici, la pianta va in stress, emette delle sostanze e viene attaccata dagli insetti. Cioè siamo noi che col sistema di coltivazione ci attiriamo addosso i guai, richiamandoci gli insetti, perché sennò gli insetti stavano per fatti loro lì dove erano e non creavano problemi. Ci si può difendere però con sistemi naturali. E questi sistemi, tra l'altro, non costano di più di quelli tradizionali, delle sostanze chimiche. Al limite sono un po' più complessi da capire all'inizio, perché vanno formulati in modo diverso, vanno utilizzati con condizioni meteorologiche precise, vanno monitorate prima le condizioni dell'attacco degli insetti, se ci sono insetti intervieni, se no non è necessario, e così via. Va mirata l'azione, ma non è una cosa impossibile. Il virus della granulosi è un virus questa volta, come i nostri famosi virus dell'influenza. Questo è della granulosi. Cosa fa? È attivo contro la carpocapsa. La carpocapsa, pure questa è una farfalla notturna, che depone le uova dentro i frutti delle mele, è entrata da qui, ha deposto l'uovo, l'uovo si è sviluppato, ha mangiato la mela e praticamente l'ha bacata emettendo tutte queste sostanze di rifiuto che sono gli escrementi del bruco stesso che si trova all'interno del frutto. Bene, questo virus cosa fa? Viene messo sul frutteto, in questo caso quando si vedono i primi insetti che cominciano a volare sul frutteto prima che depongano le uova, e questo virus attacca l'insetto, solo quell'insetto della Carpocapsa, perché è specifico, non danneggia gli altri insetti ed evita che ci siano problemi di questo tipo che vadano a baccare la frutta. Allora, questo virus attacca l'insetto e sono tutti e due elementi naturali che non creano problemi a noi, soprattutto con la qualità del prodotto. Ma l'altra cosa interessante da tenere in considerazione è che se noi avessimo usato degli insetticidi al posto di questo prodotto, cosa avremmo avuto? Avremmo avuto una copertura totale, maggiore, più lunga, perché all'interno di questa mela ci sarebbe stato il veleno, il prodotto che noi siamo andati a utilizzare. Perché quelli sono più efficaci per un tempo maggiore? Perché il prodotto, la molecola, entra a contatto attraverso la foglia, attraverso la buccia del frutto, rimane nel frutto, l'insetto una volta che depone l'uovo muore, non si schiude, perché il frutto è avvelenato, è come la mela di Biancaneve, tale e quale, è avvelenata, anche se è bellissima. E quella quantità di veleno all'interno del frutto naturalmente significa poche molecole, dicevo ieri, lo ribadisco, poche molecole di veleno all'insetto è letale, a noi non ci fa niente, perché noi pesiamo 70-80 kg, l'insetto pesa pochissimi milligrammi, e quindi a lui bastano poche molecole e noi ce ne verrebbe una dose maggiore. Però noi siamo degli accumulatori, perché non viviamo una stagione come degli insetti, e quindi possiamo assumere queste quantità di molecole un po' alla volta nella nostra dieta, che comunque non fanno bene. Altro esempio che avevo accennato prima della lotta biologica, a proposito delle coccinelle contro gli afidi, ci sono delle aziende che allevano coccinelle e vengono distribuite per esempio su territori limitati o circoscritti come le serre. Se nelle serre ci sono degli attacchi di afidi, come in questo caso, si liberano veramente delle coccinelle come un esercito di sterminatori che attaccano gli afidi e se ne nutrono. Però nel caso di lotta biologica per piccoli appezzamenti o per piccoli terreni o per persone, insomma, come noi che hanno anche voglia di provare, di sperimentare, si può fare anche un'altra cosa in più. Si possono coltivare delle piante che attirano le coccinelle, perché molto spesso le coccinelle hanno bisogno di piante su cui far crescere le loro larve,
oppure delle piante, degli ambienti in cui deporre le loro uova. Tra queste piante che possiamo coltivare in ambiente mediterraneo c'è il tarassaco, la salvia, l'ortica, è una pianta infestante, non la vuole coltivare nessuno. Però sappiamo che magari lasciare un angolo del nostro terreno con 2 metri, se abbiamo un giardino abbastanza grande, con 1 metro quadrato o 2 metri quadrati di ortica, può essere utile. E torniamo alla famosa biodiversità. Perché avere anche 2 metri quadrati di ortica significa che lì dentro ci possono vivere delle coccinelle che poi ci ritorneranno utili nel nostro orto. Ecco perché, a proposito del famoso filo d'erba che dicevo ieri, a proposito della famosa piantina o famoso insetto, piccolo, grande, brutto, bello che sia, tutto può essere utile. Questi sono dei piccoli esempi, ma ce ne sono tantissimi. Non li conosciamo tutti, non li conosco neanch'io, perché non basta una vita a scoprire tutte le interazioni che ci sono tra animali e piante e i vantaggi che possiamo ricavarne. Oggi ci dobbiamo preoccupare di conservare quello che abbiamo, mettere tutto sull'arca di Noè e poi avere con calma la possibilità e il tempo di poterli utilizzare. Non c'è niente in natura che è velenoso, niente che è pericoloso, niente che è dannoso. Siamo noi che spesso combiniamo dei pasticci. Va bene, mi dicono che ci possiamo fermare per una pausa e riprendiamo tra 15 minuti circa. Grazie.